Marlie Brando, libri in volo con Dante Cerati. Preti dalle periferie, al servizio dell'uomo in nome del Vangelo, i preti operai sono l'emblema di una lotta in prima linea per la difesa della dignità umana e del valore del lavoro. Parte di una chiesa che opera al fianco dei poveri e per i poveri. Don Roberto Fiorini, nel suo libro Figlio del Concilio, una vita con i preti operai per le edizioni paoline, racconta con uno stile introspettivo e riflessivo l'esperienza di chi ha vissuto direttamente con le classi sociali più deboli fra iniziative di solidarietà e denuncia. Un ben trovati a tutti gli ascoltatori da Dante Cerati a questa nuova puntata di Librando, a nostro microfono l'autore del libro, Don Roberto Fiorini, che saluto e ringrazio. Don Roberto, benvenuto. Buongiorno. Nel suo libro parla di lei, della sua infanzia, dei suoi genitori, del lavoro presso l'ospedale psichiatrico e della sua vita da prete operaio. Com'è stata condizionata la sua idea di chiesa dall'esperienza personale? Beh, la mia idea di chiesa già me la sono fatta quando ero ragazzino e la racconto nella storia dell'oratorio. Per noi la chiesa era l'oratorio, che non aveva spazi propri, eravamo in prestito dappertutto, all'ospedale, dalle suore, però eravamo noi, cioè noi eravamo l'oratorio. Quindi questa è stata l'esperienza primordiale, che chiaramente adesso riprendo in maniera riflessa dopo averla vissuta. Chiaramente quando si vive non si riflette, soprattutto se si è bambini, però sicuramente quell'esperienza è stata molto importante per me. Poi c'è stato tutta una maturazione con il Concilio, infatti non a caso nel titolo c'è il riferimento Figlio del Concilio, perché col Concilio le carte sono cambiate, si sono modificate rispetto all'impianto dogmatico, teoretico che era stato dato a noi. Non nel senso che sia stato abolito, ma nel senso che ha cambiato la prospettiva e quindi la valenza del popolo di Dio come soggetto, il ministro che è al servizio del popolo di Dio, la Chiesa che prima di partire come Chiesa si parla della Trinità, si parla quindi della rivelazione, dello spirito che forma la Chiesa. Poi c'è la strutturazione gerarchica, ma viene collocata al terzo posto, insomma al terzo capitolo. Ecco, questa revisione della Chiesa, chiaramente in maniera riflessa, è stata molto importante per me. È stata una diversa prospettiva che il Concilio ha aperto e quindi, appena ordinato prete, ho capito che dovevo ristrutturare la mia formazione teologica ed è quello che ho fatto da loro fino adesso. Il lavoro è stato un contatto diretto con la gente che lavora, con la gente normale, a partire da mio padre, chiaramente. Poi è avvenuto attraverso le ACLI, prima come assistente provinciale delle ACLI, sono entrato in contatto con questo mondo, ho visto la fatica, ho visto le ingiustizie, ho constatato il lavoro minorile nell'Alto Mantovano e quindi ho ritenuto che questo fosse uno spazio importantissimo, decisivo per quanto riguarda il mio ministero. Un altro aspetto, se vogliamo, ma questo arriva un po' più avanti, è la visione ecumenica della Chiesa, e cioè io credo nella Chiesa di Cristo che di fatto si riflette, si manifesta sia nella Chiesa Cattolica ma anche nelle altre Chiese. Con più o meno, ma la sostanza è questo riferimento a Cristo come il Signore. E questo elemento coagulante, secondo me, che dovrebbe trascendere ed essere più forte anche delle differenze che ci sono. Quindi non è stato un condizionamento negativo quello che io ho ricevuto, per me è molto positivo. Il lavoro mi ha dato la concretezza, il lavoro mi ha dato la universalità di una presenza del Signore anche là dove non viene nominato, anche là dove non ci sono segni religiosi. Il Signore che è presente si precede, questa è stata la mia esperienza. Don Roberto, negli anni com'è cambiata la condizione dei lavoratori e il ruolo dei preti operai nelle fabbriche? Noi siamo nati in una congiuntura particolare, non è che siamo nati per costruire un ordine operaio, un ordine religioso che facesse questa cosa qui. Quindi l'idea di qualcosa che deve durare in eterno oppure per tanti anni non ci ha mai attraversato. Cioè, mi è emersa chiaramente la coscienza che la nostra era una presenza che in quel momento era molto importante in un mondo capitalistico come quello europeo. In tutta Europa ci sono stati preti operai, a partire dalla Francia, dal Belgio, dalla Catalogna, dalla Spagna, anche in Germania, perfino nel Regno Unito vi sono dei pastori che hanno messo insieme il lavoro con il ministero, e così pure anche in Germania vi sono pastori o pastori protestanti che mettono insieme il lavoro col ministero. Quindi è una cosa che ha un senso, che è fondata biblicamente, perché in fondo nel Nuovo Testamento Paolo rivendica la sua scelta precisa, mantenuta anche fino alla morte, di operare in maniera gratuita in ministero. Questa cosa è rimasta nei nostri testi, lo si legge anche durante la messa, insomma, però di fatto non ha avuto un rilievo che a mio avviso doveva avere. Quindi un pensare in ministero nella gratuità credo che sia un tema importante per la Chiesa oggi. Da questo punto di vista è qualcosa di permanente, quindi la nostra scelta. Dal punto di vista dell'inserimento sul lavoro è chiaro che il lavoro è cambiato moltissimo, a volte è cambiato in peggio anche.
abbiamo un nostro amico che ha voluto fare anche lui l'emigrante, quindi dall'Italia è andato in Romania, lavora nella fabbrica IKEA, fa circa 10 ore al giorno, con dei capo che sono più simili ai capo dei campi di concentramento che erano dei capi reparto dei Ducati, prende 250 euro al mese e quindi sta vivendo questa vita in quel contesto lì. Quindi voglio dire, l'oppressione nel lavoro è ancora presente, la sottrazione dei diritti del lavoro è lampante sotto gli occhi di tutti, quindi sto problema c'è, esiste ancora. Io non dico che deve essere di pratica di andare a lavorare, dal resto non ho mai preteso neanche, io sono andato, altri sono andati, ma non è che chiedessimo a tutti i preti di fare la nostra storia, assolutamente. Quello che è mancato è una lettura della nostra vita, della nostra storia come qualcosa di positivo per la Chiesa, soprattutto in Italia. Nonostante Paolo VI, quindi allora era l'autorità suprema nella Chiesa, nel 1971, nella 800ª Adveniens, dice la Chiesa ha mandato i suoi preti nelle fabbriche a lavorare. Quello che però diceva Paolo VI nel 71 non è stato recepito dai vescovi negli stessi anni, dai vescovi italiani, a parte qualcuno, tipo il Cardinal Pellegrino. Quindi noi siamo andati con scelta personale. Personalmente ho ricevuto una missio canonica quando il vescovo Poma mi ha mandato alle acte e lì sono entrato nel mondo del lavoro. Questa è stata la prima opzione. La seconda è stata la scelta quando Paolo VI ha detto la Chiesa mandi i suoi preti nelle fabbriche nel 71. Quindi questo è stato il mandato che noi abbiamo ricevuto dal Papa allora. Don Roberto, com'è stato possibile per i preti operai comunicare la propria identità e farla riconoscere? Ma il problema del riconoscimento, una parte l'ha avuto come a me molto grosso, altri hanno puntato invece sul fatto del vivere, cioè un'identità fatta sul vivere e non sul riconoscimento esterno. Se si basa sul riconoscimento esterno, la cosa è debole ed è condizionante anche. Noi abbiamo creduto che questa vita, non a caso dietro c'era anche tutta una serie di letture, almeno che io ho fatto, ma anche altri hanno fatto, quando si riflette sulla vita di Gesù, che il Vangelo di Marco presenta come il carpentiere. Allora, perché 30 anni di Gesù sono stati vissuti in quella maniera lì? Non era più efficace il fatto che da subito si mettesse a lavorare per il regno di Dio, secondo le nostre modi di pensare, o per costruire la Chiesa? No, per 30 anni ha fatto quella vita lì, normale, così, e diventava, per chi l'ascoltava, quando poi ha cominciato a parlare pubblicamente, diventava un ostacolo questa sua normalità di condizione. E però, e questo Papa Ratzinger che lo dice, la nuova alleanza è cominciata non nel Tempio, ma è cominciata a Nazareth, con la vita di Gesù nascosta a Nazareth. Quindi c'è tutta questa cosa da riscoprire, perché altrimenti la Chiesa è ciò che appare, ciò che si mostra, è il grande evento che noi riusciamo a combinare uno dietro l'altro. La Chiesa ha ben altre radici, insomma, che non l'evento che riusciamo a produrre. Quindi allora l'identità si è costruita, c'è stata una ricostruzione della nostra identità, sia come uomini, perché nel lavoro ti metti alla prova con gli altri, assieme agli altri, gli errori che fai sul lavoro si vedono, sono constatabili, non puoi mica fare ragionamenti dialettici per imbrogliare le carte, quindi c'è un diventare esseri umani insieme agli altri, ma anche il ministero vissuto lì all'interno come servizio a questa gente, a queste persone, è stata una forma ministeriale. Adesso si sente parlare di periferie, ma noi abbiamo vissuto nella periferia, noi eravamo in periferia, lo siamo ancora mentalmente, e d'altra parte se si parla seriamente della periferia, credo che non bisogna, diciamo, uscire dai palazzi per andare in periferia, vuol dire abitare nelle periferie in qualche maniera, nelle periferie umane e anche nelle periferie del lavoro. Come lei ricorda nel libro, le lotte operaie sono l'emblema di un'economia dell'esclusione e dell'iniquità. Come può operare la Chiesa per far sì che questa ingiustizia scompaia? Ma intanto la Chiesa, attraverso questo Papa, sta parlando molto chiaro, perché quando dice un'economia che uccide, è un linguaggio chiaro. Il problema è che nelle Chiese questo non appare, però. Difficilmente appare nella predicazione. Cioè, di solito c'è un ovattamento del messaggio e qui va anche ripensato a come il prete è formato. Io cito Don Milani nel mio libro, e quando parla di la maggioranza di quelli che andavano preti sono figli del popolo, gente, figli di operai, di contadini e compagnia. È la formazione che ricevevano che è fondamentalmente. E quindi è un atteggiamento borghese verso la vita. È chiaro che diventa complicato anche lo spendere lo stesso Vangelo essendo integrati in un modo di pensare che è fondamentalmente borghese. Quindi quello che io dico è questo, che i preti operai sono stati la manifestazione di una crisi del clero che era presente non dopo il concilio ma già prima del concilio.
concilio. Basta leggere Dossetti, che io cito ampiamente su questo punto. E è la figura del prete anche perché durante il concilio, se da un lato si è delineata una ecclesiologia della comunione legata all'attesa del regno, quindi che è diversa dalla ecclesiologia come societas perfecta, che è un impatto soprattutto giuridico, quindi c'è stata questa nuova ecclesiologia detta ecclesiologia di comunione e di relazione col regno, in realtà il delineamento della figura del prete è rimasto secondo il vecchio schema. E si cambia la teologia della Chiesa, ma non si cambia lo schema ministeriale, questo è il problema. Anche perché il prete, così come si è configurato nella storia, è in gran parte un prodotto storico. Il Nuovo Testamento non parla assolutamente dei ministri come sacerdoti, parla di Gesù Cristo sacerdote, che è soltanto nella lettera agli ebrei che viene chiamato così, ma per indicare che la sua esistenza è il nuovo sacerdozio. È sacerdote lui non attraverso i riti, ma il suo vivere, il suo morire, il suo risorgere, questo è il suo sacerdozio. Nella lettera di Pietro lo stesso termine sacerdote viene dato al popolo sacerdotale e quindi in quanto cristiani battezzati abbiamo accesso diretto a Dio nella preghiera. Non si parla dei ministri come sacerdoti, mentre di fatto nella storia il termine sacerdote è stato sequestrato dai preti, dai sacerdoti. Ora, questa riscoperta riguarda non soltanto i preti operai, ma riguarda la Chiesa tutta e la ministerialità della Chiesa. Dovremmo ritornare a quelle forme ministeriali, a quella pluralità ministeriale che è veramente presente nel Nuovo Testamento. Una crisi della Chiesa è quella di essere clerocentrica. Il centro è un altro, questo deve apparire. Quindi noi siamo dei segnali per la Chiesa, siamo stati in maniera precoce dei segnali per la Chiesa, di un qualcosa che attualmente è in via di sviluppo in qualche maniera, che comunque incontra moltissimi ostacoli per svilupparsi. Come ha detto lei prima, Papa Francesco non si è mai tirato indietro nell'esprimere le sue idee relativamente al lavoro e alla condizione in cui si trovano a vivere molti lavoratori, parlando anche dello sfruttamento e del lavoro in nero. Quanto è importante, secondo lei, che un pontefice tratti di questi argomenti? Ma intanto perché di fatto l'economia è quella che domina il mondo e quindi se non si parla di questo possiamo parlare di tante cose, ma di fatto la trama di fondo che sta reggendo e sta creando tantissimi problemi è proprio l'assetto economico attuale. La prevalenza del finanziario rispetto all'economia reale, per esempio, con i disastri che sono avvenuti non soltanto fuori dall'Europa ma anche in Europa. Il lavoro sta diventando sempre di più qualcosa di assolutamente monetizzato. I diritti tendono a sparire di fronte a quelle che chiamiamo le esigenze del mercato. In realtà il mercato è pilotato, dicono il mercato libero, ma c'è poco di libero nel mercato. Ora, se noi andiamo a vedere tutta la Bibbia, l'Antico Testamento, nell'Antico Testamento la categoria di fondo è la giustizia. Nella Chiesa in Italia si è parlato molto poco di giustizia, parlando di carità. Ma la carità, cosa vuol dire la carità? Ogni parola è ambivalente, o almeno trivalente o quadrivalente addirittura. Quindi la carità senza giustizia, o che voglia includere la giustizia, ma in maniera tale che la giustizia non sia rispettata, anche la carità stessa poi cede e viene meno. Occorre un linguaggio più chiaro, più concreto, riferito cioè alle condizioni reali della vita della gente. E la vita della gente è quella che è sotto i nostri occhi, oppure è nascosta ai nostri occhi, perché una delle tecniche è quella di far sparire le cose che non piacciono, che non funzionano rispetto al potere che sta vincendo. Credo che il Papa, e non solo il Papa, debba andare a stanare queste cose, debba essere il portavoce di queste cose. Lì dove la vita viene in qualche modo repressa, viene annientata, viene sfruttata, lì bisogna che la parola arrivi, perché se non arriva la parola viene meno proprio il compito del ministero. E allora io ringrazio Don Roberto Fiorini per essere stato con noi oggi. Ricordo agli ascoltatori il suo interessantissimo libro Figlio del Concilio, una vita con i preti operai, per le edizioni paoline. Don Roberto, grazie ancora e a presto. Grazie a voi.